Meno male che c'è una casa piccola che non puoi mettere più opere d'arte. Meno male. Mamma mia, che depressione. Penso va a posto da qui dietro. Guarda, stiamo a mercato. Dio mio, vedi come siamo tutti storti. Va bene così. Aspetta. Ma perché? Non ti trovi? Così, ricca. Ti trovi bene? Sì. Meno male. Allora. Allora, quella che hai visto è la mia amica Mila Moretti. Sì, quale mo? La foto lì? Ed è una bravissima attrice. Cos'hai da ridire sulla foto? Ma io sulla foto non ho niente da ridire, specialmente per i soggetti sulla foto. Io ho guardato la foto, quello. Ma non No, è il dicevi. problema non è quello a te, capito? Perché la foto, se avevi solo quello. Cioè, qua in casa tua, guarda le opere d'arte che tu c'hai, no? I tendoni, no? Giusto? Che l'altro non ha già capito che è, vabbè, forse perché sono troppo ignorante, non riesco a capire. Si chiama Poi il il filosofo quello. filosofo, vabbè, il filosofo. Dopo mi giro e vedo questa foto. Cosa vedo? Aspetta, là ci sta pure lo sacchiotto che viene torturato. Non so che l'hanno combinato con lo sacchiotto, poverino. E È vabbè. una grande Mo opera. dico io, no, tutte queste cose qua, uno che entra qua a casa tua, no? Lo so che a te te ne sbatti, cioè a me che me ne frega quello. Vede queste cose, dici, ma non capisco, ma che è successo? Non capisco, capito? Si Nella domanda capa? nella tua testa che è successo, dici, perché non è possibile. Io posso capire un quadro così, in quel genere, vabbè. Cioè, sei pieno. Allora due sono le cose, o tu l'hai messa apposta, perché la gente quando viene qua, no? Viene a casa tua, viene a trovare il caffè, la mangiata, dopo non ci viene più. Non ci viene più, dice, tu ti chiami, senti, sono ricchi, che dici una cena stasera? No, c'ho da fare, quello ti dice, capito? Perché Perché sono. viene qua a casa tua. Allora ti chiedo, tu sei un appassionato di cinema, è vero, vabbè, a parte di letture, di cinema. Cioè, io mi aspetto, ecco come quel quadro che vedi, ah, mi accorgo, mi aspetto una bella foto di Fellini mentre riprende, di Bertolucci, di Pasolini, di questa gente qua, no? Che Invece questi. si addice più alla tua casa. Invece da scandito, trovo l'orrore. O tendone, là, che poi non c'è capito che cazzo vuol dire quelle cose. Non ti comunicano No, nulla. niente, che devo comunicare lì qua, lì qua, no? Utendone là, quello che. Lo so, forse che non c'è, magari viene un altro qua e dice, ma oh, che belli! Magari divenne. Io no, io vado in depressione. Cioè, io vedo questi quadri. E purtroppo dove mi giro le acchiappe, capito? Non è che ne hai uno in un punto solo, cioè, boh, là non guardo più, sono Però aggiornato. questo era il discorso era, non è che tu rifiuti, come ti ho No, chiesto, io il non rifiuto. mostruoso. No, non Lo rifiuto il rifiuti il mostro, mostruoso, non puoi no. rifiutarlo. No, perché no, va a parte là che dimostro. Come cazzo faccio a rifiutare il mostro? E quindi quello secondo me è il mostruoso, che in latino significa anche meraviglia. Perché Oh, ti capisco. i Io, ma mostri. quello, no, ma quello che io. No, non posso neanche capire. Mettono uno. Cioè, tu stai in 20 metri quadri qua, eh? Li vuoi contare? Quante ne sono? Vuoi contare, mostruoso? Uno, Ah, poi due, c'è anche la statua. tre, lascia stare la statua, vabbè. La statua. Quell'altro che era filosofito, filosofo, boh. Poi mi giro, perché non venivo qua da 6 mesi, mi ricordo quanti mesi. Mi giro e vedo una foto e uno che sta strangolando. Dici, è forse una cosa in più. Lo sacchiotto là farà, non lo so, farà pietà, poverino. Pieno di sangue, pieno di cose, non ci capito. Perché una storia d'amore è finita Ha ci male, capito? Mo, quella è la storia d'amore, quella no, i motivi ci. Lo so che ci sono i motivi, ci mancherebbe. Però sei pieno, capito?
elimina qualcosa, metti qualcosa di più. Quindi vabbè, è una casa un po' inquietante, respingente per quanto riguarda le donne. Ecco le perché donne, perché tu hai una mentalità un po' femminile per questo. Secondo me è più una donna che resta... che resta sconvolta. Un sì. uomo, ma non lo so, un uomo... Secondo me gli uomini sono no, più, non è, non sono è più simpatizzanti col mostruoso, gli uomini. Ah, ricca, ho capito. Ma dipende pure quando... Sei un po' pieno. Una donnetta in questo, eh? Può darsi. Ma parli di sensibilità sì, o parli... No, no, sensibilità, sensibilità. Vabbè. È un difetto. Anche se adesso siamo abbracciati è un problema, no? No, 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 è una bella, è un'altra caratteristica femminile. Può essere positivo e negativo nella vita. Sì. È giusto? Sì, sì. È per questo della vita questa. Però te l'ho voluto dire proprio apposta, vai. Io spero alla sotto che torno, trovo qualcosa più... Allegro. Non allegro! Diverse, capito? Cioè, tutti si tendono, si go, mamma mia. Io spero che non l'hai pagato, si vuole. No, vabbè. L'hanno fatto pagare. No, uno sì, poi gli altri no. Speriamo, Sono comunque di Mirko Guerzi, in grande. Ah, per non me non, detto, non discuto l'artista, non sono all'altezza di discutere. Ma no, vabbè, ti comunicano non... una cosa... A me non mi comunicano quasi. Mi comunica, mi mettono l'agitazione. Questo mi comunica a me. Poi, tu tiro qua, come un altro 4, mettili pure. Cioè, non lo so, fai tu, capito? Quello devi decidere tu, è casa tua. Marietto. Comunque, tu anche se metterti 10, io qua ti vengo sempre a trovare. Grazie. E lui te lo usi come tattica, io vengo sempre a trovare. No, ma quale tattica? Nei tuoi confronti? No, nei miei confronti. Ha appena fatto uno spaghetto alle vongole, uno spaghettino, Marietto. Ce lo siamo tutto spupazzati alla fine con col pane. Al bacio, sì. Al raggio di sole, come direbbe quello il mio è stato, amico. Ci voleva. Come ti sembra questa inquadratura? Mi sembra non che... Non so, ricca, mi devo alzare. Vabbè, così. Bravo. Oh, Marietto. Stavo troppo infognato. Stavi troppo infognato. E quindi? Mica lo rifacciamo. No, mica lo rifacciamo. Vai, vani, no. Vabbè, comunque tu hai capito? Dopo riprende pure quella statua che c'hai, per piacere. Ah sì, il mostro. Quello tu riprende tutto... Allora, voglio dire una cosa. Io spero che lui sul video che farà, sul film che farà, metta l'immagine di questi quadri e in più l'immagine delle cose che ho detto. Fatemi un favore, cioè, date pure un commento sulle opere d'arte che questo signore c'ha in casa. Però dovete essere sinceri. Ve lo chiedo, date un commento, fate un commento sulle opere d'arte che c'ha Riccardo a casa. E ditemi voi se ho ragione io o no. Però è una casa che ha una certa personalità, direi. Quello sì. Perché ma in certe case Riccardo, che non hanno carattere, sono spoglie. Sì, ho capito. Però Riccardo, tu già quando entri qua in casa, ti trovi atteso sul divano, sai già sei a posto. Già c'è la personalità. Cioè già c'è tutto, hai capito? Non c'è bisogno, il quadro mostruoso, no. Ti trovi un attimo, cappello in testa, sul divano, stai bevendo un caffè, sei a posto. Ci può essere una idea qui. Okay, grazie, questo è un complimento. Non lo so se è un complimento, però questa è la verità. Non c'è bisogno di tenere tutte queste cose mostruose attaccate alle pareti. E poi in più, siccome non eri contento, fai pure la foto a uno che ti sta strangolando, capito? Qualcuno che viene strangolato. Viene... Mila non ce l'ha con te. No, Mila, figurati, non mi permettere mai. Io. È più che altro che ha visto tutti i mostri. Poi se io... c'era lì, Mila, se c'era solo la tua foto andava benissimo. Ma chi si dà in un bordello qua a casa? Cioè allora io dico chi si tiene veramente un bordello in casa? Ma lo tiene assai, capito? Per poter accettare tutte queste cose. Però non lo so, io non metterei mai in casa tutte queste cose. Queste cose. Però quelle pareti senza. Scusa. Ma che ti sta fumando mo? Quelle pareti nude, quelle pareti oppure con quei quadri senza energia. Io sento un alone di... Guarda, sì, guarda. L'alone hai ragione, ma uno ti parla l'alone. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei o sette, da 20 metri quadri. Ci bastava uno, se parli di alone. Chi sei un tsunami? Non è un alone. Hanno di giro e loro si è schiattato là che sta morendo, l'hanno torturato e chi le rende si capisce si tendono
guarda alla fine quello che ti strangola, cioè non è una lunga, cioè è proprio una, cioè, non so, un casino Marietto, è una tromba d'aria, è la luna. Senti Marietto, ma proviamo a fare a cercare di capire quel quadro che a me piace molto, che secondo me è un po' il centro insieme all'orsacchiotto. Ho capito, tutti i significati che vuoi tu. Cos'è? Una donna, secondo te? No? Ma una se non si capisce. E guarda, c'ha le unghie laccate. Ho capito, le donne. È una donna c'ha quei dentoni. Tutta dentro. Secondo me quello si sta chiedendo, no? Mettere se la tende difficile, no? Quello spazzolino, giusto? Esatto, e quindi lei è qua. È qua e si sta chiedendo. È una soggettiva. Dice, ma non tengo niente stamattina. Dove stanno i denti? Non trovavi i denti. No, dai. Allora, vedevo. No, questo è come il deputato io. Immagina, sta donna davanti allo specchio, che si voleva trovare i denti e non riusciva a trovare i denti. Dice, ma non c'ho un dente stamattina. E dopo vinto non avevi i denti. Quindi apriva sta bocca il più possibile e sono uscito fuori. Ah, questa è la tua interpretazione? Sì. Ah, beh, comunque... E invece adesso ti do io la mia interpretazione. La tua sarà... No, la mia. È come la tua. Beh, mica sei più intelligente. Io sono più intelligente di te o tu di me. Siamo diversi, due punti di vista diversi. Ok, guarda, dimmi la tua. Allora, io ci vedo una donna che si sta lavando i denti. Ok, e là ci siamo arrivati tutti e due. Ma cosa vuol dire? Là abbiamo la stessa intelligenza. Sì, apposta. Però cosa vuol dire che si sta lavando i denti? Lavarsi i denti è un gesto quotidiano. Sì. Quindi lui... Lui o lei? No, il pittore. Il pittore, Mettendo la mostruosità, vuole mettere la mostruosità addirittura nel quotidiano. Che non c'è nulla di normale in questa vita. Anche quando ti lavi i denti c'è la mostruosità. La mostruosità che può essere della paura, della morte, della fragilità della vita. La mostruosità di essere, di avere un volto, di essere... Quindi è come se avessi inoculato nel quotidiano, nelle cose semplici, il mostruoso. Che noi non ce ne accorgiamo, ma il mostruoso c'è anche adesso, Marietta. Ma questo qua non poteva fare un quadro la bellezza di lavarsi te? Perché, ma forse per lui offesa, è... No, per lui è bello magari. Per uno che lavi i denti magari la mattina. La mostruosità è bella. Trova la bellezza di lavarsi i denti al mattino, dopo mangiare. Trova la bellezza, può succedere. Ciao a tutti. Vabbè, dai, anzi, fai tutto tu, mo. Già sono piccolo. Ma hai sempre ragione, però andiamo sempre peggio su quella hai ragione.